ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo video si chiama Roblox. E siamo tornati finalmente su Bloxburg. È una serie a cui state dando davvero un supporto incredibile, perché anche il secondo episodio ha raggiunto quasi i 1500 likes. Cioè, davvero incredibile, vi sta piacendo tantissimo. Quindi facciamo subito anche il terzo episodio, ovviamente. E quindi tu sei felicissima con questa faccia? Sì. L'ho comprata perché si chiama Super Super Happy Face. E anch'io sono super super felice che questa serie sta andando benissimo. Quindi mi sembrava perfetto comprarla e metterla subito, giustamente. È molto bellina, è molto bellina. Grazie. Credo grazie. Che i consolini la approveranno. Comunque, cosa andremo a fare in questo nuovo episodio di Bloxburg? Allora, prima di tutto, ci siamo caricati un bel po' di soldi. Io sono arrivato a 12.000 dollari. Ho lavorato non so quante ore, in modo tale che potremo fare un bel po' di arredamento. Probabilmente proviamo addirittura ad ampliare la casa. Mi sembra arrivato il momento, perché giusto? Così sì, iniziamo sì, a capire un po' meglio come funziona. Dopodiché, anzi, in realtà la prima cosa che facciamo, voglio andare ad esplorare le montagne. Le montagne? Sì, sì. Ok. Comunque io sto gustando il tuo pranzo-cena, non so che ora sia, comunque il tuo banchetto, mettiamola. Voglio così dire una cosa, non sono messo in modo casuale, perché tu parti dai tacos, poi ti sposti su un bello dog e infine c'è come dolce il pancake, giustamente, capito? Giustamente, infatti sto assaggiando tutto, è tutto buonissimo, guarda, mi mangio proprio di tutto. Non c'è bisogno, poi ti viene mal di pancia. No, guarda. La mia pancia è come una caverna enorme, ci sta di tutto, non ti preoccupare. Anche la tua testa. Esatto, guarda. E adesso dobbiamo scalare. È mi troppo mi ricorda un po' l'Everest. Ebbene, in effetti noi che abbiamo scalato, quasi finito di scalare l'Everest, non dovremmo avere problemi questa in questa montagna. Sarà una passeggiatina. Ma sicuramente, vieni, da qui proprio c'è il sentiero. Per rilassarsi. L'hai portata la macchina fotografica? Sì. Ok, sì, mi sì, raccomando, sì, perché è importante farci le da foto, parte, ricordo. Però? Io andrei da questa. Ok. È perché in effetti adesso c'era un video, vedi? Un po' di ingegnare. Vediamo se la tua esperienza nell'Everest. Sì, certo, sì, corretto. Ma scusa, ma per chi mi hai preso? Sto già andando dritto pensando soltanto al deltaplano, anche se si sta facendo buio. Quindi abbiamo scelto un po' il momento sbagliato, diciamolo. Pazienza. Guarda, mi sa che siamo già arrivati. E guarda già qua. Già arrivati? Guarda. Aspetta, ma c'è pure una bici. Ma sgobbiamo la bici, scusami, costa un sacco di soldi la bici, sgobbala. Aspetta. Forse è qualcuno che l'ha lasciata parcheggiata qui. Anche secondo me. Però sì, la cosa fantastica è che ce ne sono due. Io pensavo ce ne fosse solo uno e quindi dovessimo attendere ognuno il proprio turno. Invece ci possiamo lanciare insieme. Che ne dici? Che sto provando. Dammi una mano. Ma cosa vuoi fare? Buttiamo giù la bici. Aspetta, Fai fare a me. Ho capito dove spingere, vedi? Guarda, ce la faccio. Noi non ce l'abbiamo la bici, sono geloso. Cioè, tu praticamente uno ha lasciato qua la sua bici e tu gliela vuoi buttare di sotto. Certo. Sì, guarda. Cadi. Vai. Ci sei. È scomparsa. E vabbè. Allora, andiamo nel deltaplano. Così impara. Non ad aver lasciato la bici, proprio ad avere la bici, perché costa un sacco e noi non ce l'abbiamo. Costa 4.008, cioè io non me la sono ancora comprata. Poi io ho 12.000, quindi. No, io ho 6.000, ma li voglio ottenere per la casa, capito? Quindi costa davvero un sacco. Andiamo? Allora, no. Come un no? Un attimo. Prima come devi no? Decidere dove vuoi andare, perché ti ho detto prima facciamo allora, la scampagnata. Allora, io volevo andare a vedere la discoteca, okay, che è una delle cose che ci manca, ma da qui non la vedo. Tu quella la vedi? Viola, io non la lì vedo. A fianco a Pizza Planet c'è un negozio e poi c'è la discoteca. Ah sì, è quella. È okay. Quella? Vado? Sì. Aspetta! Sei andato senza di me. E pensavo di poter partire quando volevo. Ma è fantastico. Ma siamo bellissimi. È bellissimo da guidare. Ma stiamo scendendo? L'atterraggio è quasi compiuto. Te la farà Steph? Come sei? No. Io ho missato. Tu hai preso l'altro tetto. Io ho preso l'altro tetto. Ok, andiamo in discoteca, sì. Vediamo cosa c'è. Vediamo. Anche se poi è un nightclub. A me non ispira per niente. Vai. Però spero che sia divertente. Andiamo. Ok. No, da questa parte. Ok, ecco. Non ci vede. Ma non c'è nessuno. Salve. Vieni, balliamo. No, aspetta, ci sono delle persone qua. Puoi prendere un drink. Ordiniamo. La Bloxicola. Ok, io voglio il succo. Mi piace di più. Drink. Ma siamo troppo carini. Ma ci hai visto col drink in mano? Devi ma ballare che musica è? Anche in real life. Guarda, faccio il DJ. Oh, ma sei bravissima. Grazie. Sulle mani. Ma non c'è nessuna, ma anche che sulle DJ mani. Anche il DJ dicono sempre sulle mani, quindi. Sei tristissima lì da sola. È giunto il momento di provare ad ingrandire la nostra casa. Wow, sarà difficilissimo, me lo sento già, sarà difficilissimo, sì. Allora, tu a cosa pensavi? Non possiamo fare un secondo piano perché per quello devi pagare i Robux.
No, infatti non stavo pensando a quello, stavo pensando di dare un pochettino più di forma alla casa, cioè sì, magari, capito, sì, aggiungere qualche stanza, fare anche qualche okay, forma un po' particolare, perché in questo momento è rettangolare. Io pensavo di fare qualcosa un magari po' più... partiamo tipo così. Ok. Ok. Poi così. Ah, puoi metterlo anche in diagonale, è una figata. Ah, non l'ho fatta apposta. Però è una figata che lo puoi fare un po' come ti pare. Allora facciamo così? Sì. O magari così? Così, sì. Sicura? Credo. No. No. È terribile. Uno in meno? Così? O così? Ok. Vai di così verso dimmi questa stop. Parte. Stop. Qua? Stop. Ok. Sì. E riallinea con la casa, quindi uno dritto e uno di così. Ok. E secondo me già qui ci puoi fare una stanza carina, sì, capito? Sì, mi piace molto. Anche se poi è molto gigante. Allora. Molto, molto gigante. Vabbè. Una cosa alla volta, facciamo il pavimento, perché questo è facile facile, quindi immagino... Ah, destro e compri, ok, okay, okay, perfetto. Poi, dopodiché, allora ci manca il tetto, che vorrei... Perché ho cliccato dorso? Non lo so. Allora, dicevamo, allora, il tetto, io vorrei quello ovviamente uguale a questo che abbiamo. Magari cambiarlo di colore, no, perché... Perché non appare, scusami! Vabbè, ma è questo... Dici? Oh mamma mia. Ci dovremmo impegnare. Ci ma dovremmo davvero impegnare. Bellissima. Una fantastica. Guarda, cioè, guarda le macchine nel garage. Ma è ricco. Eh sì, eh sì. Lui... Guarda il teschio. Guarda il teschio. No, è geniale. Come dire, non ti avvicinare in questa casa. Abbiamo scoperto come si colorano le cose. È pieno di cose. Ci sono un sacco di materiali. Ah, vedi, c'è il sopra e il sotto. Okay, oh, ho capito. Ok. No, allora. Qua allora liscio per ora. Aspetta, fammi vedere le fantasie. Voglio capire. I mattoni, non gli elefanti, i mattoni, li vedi? Tipo i quarti dopo l'elefantino. Questi? Eh beh, sì, è bellini. Carino, è bellino, certo. Bellini, bellini, bellini. Di che colore? Allora, mamma mia, lo puoi fare di un sacco te di te li metto un pochettino per farti vedere. A me piaceva quello di prima. Vero? Quello. Questo? Sì. Ok, sì. Allora sopra invece che mettiamo? Sempre i mattoni. Sopra direi. Confermiamo. Yes. Ora dobbiamo cambiare questo. Beh certo, giustamente lo facciamo tutto uguale. Tutto uguale. Tutto uguale. Allora seleziona prima il colore. Penso. Vedi, no, io faccio così. Puoi selezionare forse anche prima il colore. O no? Boh, non lo so. Vabbè, vai. Ma tanto ho più o meno imparato a selezionarlo, eh. Ok, perfetto. Guarda che bravo. Abbiamo fatto questo colore, abbiamo già messo anche le finestrine. Sta uscendo abbastanza belline. Se facciamo finta di questo, ma pazienza, facciamo è fatta apposta per la pioggia. Allora, facciamo finta che il tetto non sia storto ed è fantastica. Quindi okay, lasciamo perdere, se troveremo il modo di sistemarlo lo facciamo. Comunque ora facciamo qualche altra cosa. Pensavamo di fare anche un recintino all'esterno. Esatto. Che mi sembra la cosa più carina. Allora, guarda quello da VIP, ma l'hai visto? Quello da VIP. Sì. Fantastico. Abbiamo il recinto, ho fatto direttamente in foglie o quello classico bellino? No dai, la staccionata in legno è più carina. Io l'adoro. Io direi che iniziamo comunque con sì? tutte le costruzioni con qualcosa di semplice. E okay, poi man mano miglioreremo la sono casa d'accordo. Compreremo cose più costose. Giustamente anche The Sims devi fare così. Sì, oh, sono d'accordo. Okay. Hai visto che lo puoi fare anche storto? Sì, bellissimo. Poi, comunque hai molta decisione diciamo nel costruire, davvero carino. Vai, perfetto. Addirittura proprio stai andando di... vabbè. Tutto il posto, sì, vabbè, sì. Dai, recintiamo tutto. Ci sta, io lo vorrei tutta recintata. Abbiamo anche la bellissima piscina, poi capito. Se no entra qualche disgraziato. Esatto, ed entra nella nostra fantastica piscina. Senza permesso. Sì, guarda. Secondo me ce la invidia tutto il quartiere, quindi assolutamente. Bisogna subito recintare. Abbiamo speso un sacco di soldi comunque. Costa davvero parecchio, sì. Questo? Fammi vedere, sì. Perché io volevo mettere qualcosa qui davanti, proprio qui qua sotto. Sì, esatto, sì. Magari guarda comunque. Così, esatto. Che dici? Così, esatto, sì. Pensavo e magari due fiorellini al lato. Abbiamo anche i fiori, vero? Sì, però sono proprio brutti. Prova a metterlo, scusami. Vedi? Vedi, lì mica è brutto, guarda. E lì non ci sta. Così. Lì, vedi che dà un po' l'idea di giardinetto. Bellino. Quindi non bellino mi sembra male. Io vorrei aggiungere un tocco tutto mio qua. Vai, vai, quello che vuoi. Così. Sì, sì, è carino. Vedi, inizia ad avere un po' di forma anche il questa giardinetto. Un pochettino più in diagonale, esterno. Così. Ok, sì, bellino, mi piace. Allora, mi piace. Zona della piscina, la parte più importante. Assolutamente. Un albero per dare un po' di privacy, vedi che nasconde un po'. Sì, giustamente, perché vabbè, con quella piscina enorme, scusa, poi ti vengono tutti a spiare, esatto, capito? Esatto. Mi sembra giusto. Hai capito subito. Mi sembra giusto. E poi qualche pietra intorno per far sembrare, capito, che sia tutto molto natural.
Sì, perché in effetti è più una pozzanghera che una piscina, quindi ha senso che, dai, che abbia le pietre attorno. Ascolta, costa tantissimo. Lo so. Uffa. Vabbè, prima o poi ce la faremo. Anche perché ci tengo a precisare che per fare 12.000, ragazzi, io sono rimasto dentro al gioco tipo 2 ore a fare il lavoro. Quindi non è che sono rimasto 5 minutini. Per fare una piscina intera, ascolta, dovrei farmi tipo 3 ore. Ascolta, ma tu nella vita, se vuoi una piscina, che fai? Schiocchi le dita e te la metti? Ok, ma qua... No, non... te la devi sudare, lavora. Ma qua neanche possiamo usarla noi nella realtà. Uffa. Lavora, così la puoi prendere, la piscina. Zito, bella la tua stanza da letto, no? Bella, mi tutta prendi grigia. In giro, che antipatica. Pupazzino, giustamente lo devi mettere, sai, che rimane solo. Poverino. Cosa lo lasci solo lì? Uffa. Poi vieni, pupazzino, vai. Dai, su, così va tutto meglio. Qua sopra, vero? Sì. Stai bene lì, eh? Allora, questo lo facciamo a mo' di studio. Quindi stammi dietro, ok? Io voglio gli strumenti perché mi piacerebbe suonare. Ascoltami un attimo. Sì. Ascoltami. Sì. Torna un po' indietro. Dov'è? Che tu non capisci nulla, qua. Guarda. Sfondiamo il muro. E fai questo tutto il soggiorno enorme. Poi entra lì. Entra lì, ascoltami. Sì, sì. Boom. Ecco. Entra nell'altra stanza. Ok. Questa poi trovi un modo di dividerla a metà. Ok. E ci fai o lo studio, se vuoi. Magari puoi fare. Chiudi qua. Ok. Sì. Qua ci fai lo studio perché giustamente deve essere piccolino. E qua ho una bella stanza da letto, magari con altre cose, non lo so, è davvero gigante. Ho quindi... la stanza da letto qua e qua lo svago. È stata la cosa più faticosa dell'anno, però secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Allora, mancherà da fare qui, perché qua abbiamo fatto semplicemente le finestre, le porte. Vabbè, piano piano, qua una cosa la per volta. Qua sarà la stanza da letto, però piano piano lo faremo, magari nel prossimo episodio. Qua invece abbiamo fatto tutto. Allora, si entra e abbiamo scelto questi colori, questa fantasia sotto che è bellissima. E il muro abbiamo tenuto un po' più semplice, perché comunque altrimenti avrebbe tutto troppa fantasia. Esatto. E l'abbiamo simulato un po' come entrata, infatti c'è la cosa per appoggiare tutti i capi, un bel tavolino carino, una bella pianta per fare, diciamo, un po' quelli... Un po' di ambiente, un po' di ambiente. Brava, giustamente, brava. Per dare ossigeno alla casa, esatto. Sai com'è? E guardate qua che bello che è uscito la zona per la TV, super spaziosa, super larga, è davvero bellina. Abbiamo messo questa libreria che è decisamente più grande e più bella, questo credo che sia direttamente un quadro più che un poster, sinceramente non l'ho ancora capito. Sì, anche secondo me. Poi secondo me si può mettere anche ancora qualche decorazione in giro. Guarda, ma secondo me una bella lampada qui in fondo. Anche sì. Vero? Sì. Aiutami, sì. Questa? Guarda. Sì, però non lì, magari più da questa parte secondo me. Così? Anzi no, lì va bene. Allora prendi questa. Ok. Perché se no vedi che fa troppa luce. Prendi questa e la sposti qua. Qua. Perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Per ora va benissimo così. Si potrà aggiungere ancora qualche decorazione, ma secondo me come inizio di casa va benissimo. Anche davvero, secondo davvero me benissimo. Direi di fermarci così per questo episodio. Per il prossimo episodio io direi che l'obiettivo è un bel veicolo. Che sia una bici, che sia una moto, che sia una macchina. Assolutamente. Dobbiamo iniziare ad avere un bel veicolo, perché non possiamo continuare ad andare a piedi. Quindi a quel punto servirà la zona garage. E ragazzi, invece per la casa si può fare di tutto, perché ho notato che c'è la zona per gli strumenti, la zona palestra, perché guardate ci sono tutte le cose. Puoi fare davvero no, quella porta del di calcio. Fantastico. Ma poi si può giocare? Non lo so, però è probabile, oh, perché è tutto molto interattivo, quindi no, davvero, vabbè. Contando che c'è no, anche il pallone, vabbè. Sicuramente potrei giocare, fantastico, no, vabbè. Facciamo fuori il campo da calcio, esatto, te lo dico già. Esatto,
Sarà fantastico. Comunque ci fermiamo così per questo video. Fateci sapere se vi è piaciuto come abbiamo redatto questa parte della casa. Anche da fuori secondo me sta venendo abbastanza carino. Ovviamente ci serviranno più soldi per fare più bello, ma è proprio il bello di questi giochi, andare piano piano e piano piano migliorare. Certo. Ovviamente nel prossimo episodio vi faremo vedere anche un po' di nuovo di lavoro, perché non è che bisogna sempre arredare e basta. Bisogna anche lavorare. E ci fermiamo così per questo video. Beh ragazzi, diciamoci così, se è giusto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao, ciao!